cartaginesi che sono venuti dal mare. La storia, dicevo appunto, clamorosa di Selinunte è che è una città che nasce, fiorisce, si espande, acquista un grande fulgore civile ed artistico ed immediatamente, poco dopo, in un breve tempo, declina, si inabissa e sparisce perché è sconfitta sul campo. Infatti un piccolo esercito di 5.000 mercenari libici e di 800 mercenari campani, guidati da Amilcare, cioè dal figlio di Giasone, arriva nei pressi della città, sfida a battaglia Selinunte e la distrugge interamente, rade al suolo i templi e le mura. Nel trattato che succede allo scontro, i cartaginesi impongono a Selinunte di non ricostruire più le proprie mura, ma Selinunte insiste, la popolazione di Selinunte si ritira nel cerchio più ristretto e contenuto dell'Acropoli e qui ricostituisce le proprie mura usando il calcare tufaceo dei templi, le rocce dei templi, per costituire appunto le mura di salvaguardia. Successivamente chiama come propria guida militare Ermocrate Siracusano ed Ermocrate la conduce ancora in battaglia contro i cartaginesi. Nuova sconfitta di Selinunte. Selinunte questa volta viene, come la prima del resto, viene rasa al suolo, l'Acropoli viene raso al suolo, ma la storia di Selinunte non finisce, perché quando si avvicineranno i romani e le truppe consolari romane, Selinunte preferisce, prima ancora di scontrarsi con i romani, preferisce distruggersi, preferisce cancellarsi. I selinuntini allora smontano le proprie mura, le abbattono, spargono le rocce e il calcare tufaceo delle mura e preferiscono quindi allontanarsi piuttosto che diventare qualcosa d'altro da sé. E credo che questo sia un esempio greco di una determinazione eroica, inflessibile, fanatica in un certo modo, però una determinazione che porta questi coloni greci ad escludere di poter diventare altro da se stessi. Colonizzazione di Selinunte. Anzitutto è bene dire di Selinunte, cioè dire, fu una sottocolonia, perché fu fondata dai megaresi iblei che già un secolo prima avevano fondato, dunque i megaresi iblei, cioè dire dai cittadini di Megara Iblea, che era stata fondata un secolo prima dai megaresi nisei, si chiamavano quelli della Grecia, che erano venuti là intorno alla metà dell'VIII secolo a.C. Gli autori antichi, Tucidide, Diodoro, e altri, Timeo e altri ancora, sono concordi nel dire che Selinunte fu fondata appunto dai megaresi della Sicilia, iblei, 100 anni dopo che era stata fondata la loro città. A sua volta poi Tucidide dice che questo sarebbe avvenuto, fondazione di Megara nel 728, quindi Selinunte nel 628, Diodoro dice 751-50 Megara e quindi 651-50 Selinunte, ma lì ci perdiamo così in un ginepraio di ipotesi di cose. A me piace dire che è stata fondata intorno alla metà del VII secolo a.C. Selinunte,
Anche perché la rapporto a un episodio che in effetti non era stato mai trattato da chi si era occupato appunto di questa colonizzazione, appunto perché mi si permetta questo inciso, questa cultura fenicio-punica non era stata mai studiata prima, per motivi così di storia della cultura in generale, perché si osannava sempre alla cultura greca, e poi anche negli ultimi tempi per motivi politici, perché durante il fascismo parlare di Cartagine o dei Semiti si rischiava di andare al confino, no? E allora io l'ho messo in rapporto con un altro episodio interessante, che è stato questo, che Cartagine per la prima ed unica volta, Cartagine che era stata fondata nell'814 a.C. dai Tiri, Cartagine appunto per la prima volta nel 653-52 a.C. andò a fondare una città nelle Baleari, Ibiza. Secondo me i greci si impressionarono di questa espansione territoriale per la prima ed unica volta dei cartaginesi, e secondo me fondarono contemporaneamente queste due città, Selinunte a sud e Himera a nord, quasi per fare da punto fermo, diciamo, contro la Sicilia occidentale, che era tutta punica, ecco, secondo me è questo. E Selinunte, secondo me, anche questo lo spiega in un certo qual modo, questa enorme quantità di templi così grandiosi, così immensi, questa furia costruttrice proprio di Selinunte, secondo me spiega anche questo, che questi desideravano farsi notare appunto con questi templi, questi erano qui di fronte, come queste brutte case di Trishina, per esempio, no? E qui c'erano i punici, e ci sono i punici ancora adesso in queste brutte case di Trishina, no? E quindi tendevano a farsi notare con questi templi enormi, insomma, questa è così una mia interpretazione, peraltro ipotetica, va bene, ma comunque così si spiega la colonizzazione di Selinunte, secondo me. Pochi sono entrati fra le colonne di Demetra, si agitano le fiaccole. Serrasti le palpebre, ma la vampa era dentro di te. Ardi ancora nella cella del dio senza nome. Maggio, di nuovo sul mare, di ritorno dall'interno. Le rovine di Selinunte sono ancora abitate dagli dei. Oggi andremo in bicicletta fino alle cave di Cusa e al ritorno al santuario di Demetra Maloforos. Primi fra i greci ad organizzare una spedizione oltre Marina e Sicilia furono i calcidesi di Eubea, che diretti da Lecista Tucle fondarono Nassu. L'anno successivo, Archia di Corinto, uno dei discendenti di Eracle, fondò Siracusa, dopo aver in precedenza espulso i Siculi dall'isola di Ortigia.
Empedocle ed i suoi calcidesi, muovendo da Nasso, nel quinto anno da che era sorta Siracusa, fondarono Leontini. Dopo di essa fondarono Catania. Proprio in quel tempo, Lamide approdò da Megara in Sicilia, alla guida di una colonia, e si fermò a Leontini. Scacciato dai calcidesi, fondò Tapso e venne a morte, mentre i suoi, espulsi da Tapso, eressero Megara, denominata Iblea, poiché il re dei Siculi Iblone aveva loro concesso la terra. Up here, the people of Selinunte held out to the last before being defeated by the Carthaginians for the second time. E per 245 anni fu la loro sede, finché Gelone, tiranno di Siracusa, li espulse dalla città e dal suo contado. Prima però di esserne rimossi, 100 anni dopo che si erano stanziati nella colonia di Megara, affidarono a Pamilio l'incarico di fondare Selinunte. L'espansione di Selinunte è da vedere così, mutatis mutandis ovviamente, è da interpretare così come si interpreta la costruzione dei templi e tutta questa furia costruttrice di Selinunte. Selinunte subito cercò di espandersi a destra, a sinistra e a nord. A mare certo si espandeva pure, ma a mare non si vede niente oggi, ovviamente. Ma a nord questa espansione si nota e si hanno le prove. Proprio a Poggioreale, nella zona di Poggioreale, è stata trovata un'iscrizione che è la più antica iscrizione greca di Sicilia, perlomeno è considerata tale, in dialetto selinuntino. Va bene? Quindi questo significa appunto che c'era questa espansione. Del resto, in scavi che ho fatto io stesso in quella zona ci sono delle necropoli che sono proprio come queste selinuntine. Quindi, verso Mazara abbiamo notizie e dati circa l'espansione, poi fondò Eraclea Minoa, verso est appunto. Quindi questa espansione, tutto questo in 240 anni di vita, è qualcosa veramente di impressionante. Come in 240 anni questa città abbia potuto fare tutto questo. All'alba gocciano perle, rigano il cielo, sopra la rocca dove le vergini di marmo giacciono sepolte, gettate come dadi sulla soglia del nulla. Come rondini, ebbre, vibrano fitte, quasi trapassa il volo in un fermo contorno. Ma il respiro è rotto, anzi malavita, strozzata da troppa pienezza. Fra poco giunge il torrente di luce sulla bianca pietraia. Queste sono le cave di Cusa, presso Campobello di Mazara. Davano calcare e tufacio a grossa grana
per l'architettura arcaica selinuntina. Le colonne venivano intagliate, scolpite sullo stesso banco di roccia, poi adagiate in grossi mucchi di sabbia, tagliate in tre parti e poi convogliate sull'acropoli. Erano trasportate su carri che hanno lasciato delle incisioni profonde lungo la strada, che era lunga ben 30 chilometri. Se vi avvicinate al banco Tufacio, vi rendete conto, trovate una conferma della drammaticità della caduta di Selinunte. Vi sono infatti colonne incompiute, scolpite ma non estratte, vi sono rocchi di colonna ancora lasciati a metà, vi sono rocchi compiuti, il che significa che le opere furono lasciate inopinatamente, all'improvviso, perché la guerra oramai incombeva e la strage era alle porte. Tutti gli uomini validi furono perciò richiamati sul campo di battaglia. I templi, che sono numerosi e ricchi, vengono denominati e designati con lettere dell'alfabeto A, B, C, G. G, che è il tempio più grande, che fu lasciato incompiuto appunto perché la battaglia ormai si era avvicinata. Il tempio G è forse uno dei più solenni dell'antichità greca, con le sue colonne alte 16 metri e mezzo. Non è stato possibile, e quindi sono stati appunto designati solo con le lettere dell'alfabeto, non è stato possibile individuare le divinità alle quali ciascuno di questi templi era dedicato, perché le metope dei templi erano state utilizzate nella costruzione delle mura della seconda città, quella dopo la distruzione, dopo la prima distruzione, ed erano state confuse e mescolate assieme a blocchi di roccia anonimi. E appunto le pietre sono rimaste qui come una testimonianza solenne e muta di una grande catastrofe. I greci più antichi, infatti, consideravano i misteri di Eleusi tanto superiori in onore a tutti gli atti che riguardano la religione, quanto gli dèi sono superiori agli eroi. E Demetra a tutti mostrò i riti misterici, a Tritolemo e a Polisseno, e inoltre a Diocle. I riti santi, che non si possono trasgredire, né apprendere, né proferire. E la formula rituale dei misteri eleusini è questa: ho digiunato, ho bevuto il cicerone, ho preso dalla cesta, dopo di aver maneggiato ho riposto nel canestro e dal canestro nella cesta. Felice chi entra sotto la terra dopo aver visto quelle cose. Conosce la fine della vita. Conosce anche il principio dato da Zeus. Let's go. It's late. E allora un uomo,
che venga sempre iniziato a misteri perfetti, diventa lui solo veramente perfetto. E uscendo fuori dalle ansie e serietà umane, e tendendo con impegno a ciò che è divino, viene rimproverato dai più come se avesse perduto la testa. Ma i più non si accorgono che è posseduto da un Dio. Sulla collina della Gaggera, che è distesa in direzione nord-sud, e lungo i bordi del fiume Selino, in un'area sabbiosa in vista del porto fluviale, è impiantato il santuario dedicato a Demetra Maloforos, la dea madre. Evidentemente i coloni megaresi vollero ripetere lo splendore assieme il rigore costruttivo del grande santuario della loro città di origine per propiziare le grazie della dea che era appunto la dea dell'agricoltura. Demetra non figurò mai con un marito, ebbe molti figli da unioni felici quanto occasionali. Le statuette la ripetono sempre sola perché appunto ripete la propria sovranità da se stessa e da nessun altro. L'onda trepida su ciottoli chiari, gli occhi si sono fermati su un broccato iridescente, ride l'ordito turchese alla soglia del nulla.